giornata di sport in uno stadio al limite del tutto esaurito, con un grande entusiasmo sulle tribune e con uno spettacolo da brividi da parte dei tifosi. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Adani. Ecco gli 11 di partenza del Sassuolo. Tra i pali troviamo Consigli, in difesa Gianmarco Ferrari con Kirikes, e un'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. La regia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. A prima vista mi sembra che abbia optato per un 4-5-1 con una trazione però anteriore, con i due esterni che potranno dare una mano, i centrocampisti avanzati a supporto della punta. I due tecnici sembrano essersi letti nel pensiero, adottano lo stesso assetto. Vedremo solo se sarà pretattica o se la giocheranno davvero così. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Interessante il tocco verticale, pallone in profondità, evita guai in tuffo il portiere. Sceglie la soluzione corta. Nulla rifatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. È una delle stelle in campo quest'oggi. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Chiriches. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Usa bene il fisico qui. Calabria. Che sì. Palla per Giroud. Gran dribbling. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. La tocca corta. Decisivo l'intervento che evita guai. Calabria. Sfugge bene alla marcatura. Occhio al traversone. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Possono respirare. Ecco Berardi. Sventa qui la minaccia. Giroud si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Guadagna campo. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Che sì. Hernandez. Rafael Leão. Interviene e recupera palla. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Posizione ideale. Recupera palla e può impostare. Palla interessante in profondità. Posizione irregolare rilevata dall'assistente.
Rafael Leao, Bennacer, si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Decidono di farsi pressare nella speranza di aprire qualche spazio. Prova ad aggirare la difesa. L'anticipo del portiere, decisivo. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. Contrasto eccezionale. Bennacer. Hernandez. Guadagnano la rimessa laterale. Partita che non decolla, poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra, eh? Le due squadre si stanno studiando, Pier. Il dato sul possesso palla è eloquente. Nessuna delle due formazioni vuole fare la prima mossa. Vedremo se con il passare dei minuti si apriranno più spazi. Apre profondo per il compagno. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Miracolo del portiere. Palla toccata corta. Recupero fantastico, conclusione comoda, nessun problema per il portiere. Occhio al regalo del portiere. Giro. Gran tiro, rete, è arrivato il primo gol del match, sono riusciti finalmente a concretizzare il proprio dominio. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Si riparte a giocare con i rossoneri del Milan, che adesso sono avanti. Intervento ruvido ma corretto. Tonali. Tonali si limitano a far girare palla nella propria metà campo e fin qui il gioco funziona. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Giroud. Che sì. Che sì. Giroud. Azione interrotta. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Secondo tempo che inizia col Milan in vantaggio. Hernandez. Tonali. Tonali. Rafael Leão. Giroud. Che sì. Possesso del pallone che viene recuperato. Giroud. Muove molto bene il pallone qui. Dice di no con una super parata. Corner battuto corto. Tonali, occasione per Giroud, che tuffo del portiere! Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, pallone che viene allontanato. L'allenatore sceglie un assetto difensivo, vuole stanare la formazione avversaria. Giroud, c'è la prateria per andare e c'è il gol, aumenta nel proprio vantaggio, grande prestazione.
ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Per quanto riguarda il possesso palla, meglio il Milan sin qui. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno. È andato vicino a segnarne un altro, ma il portiere stavolta gli ha rovinato la festa. Aveva già preso gol da questo giocatore. Stavolta però il duello di stanza lo ha vinto lui. Sostituzione per il Milan. L'allenatore sceglie questo cambio. La mette in mezzo, altro tiro dalla bandierina, corner battuto in mezzo, nulla di fatto qui. Giro che sì, può segnare da lì, il portiere dice di no, ci sarà ancora calcio d'angolo. Cross verso il centro dell'area. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Si ricorda il gentile pubblico che la direzione dello stadio non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali oggetti smarriti. Selemakers. Prova ad andare. Ci mette una pezza il portiere, ma non è finita. Riescono a recuperare bene, hanno spazio per andare in contropiede, buona qui la verticalizzazione, cross verso il primo palo, comoda qui l'uscita del portiere su questo lancio. Selemakers, Bennacer, Rafael Leão. Buono il tocco sulla corsa del compagno, riceve palla alle spalle della difesa, non la blocca, attenzione, parata facile questa, da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione, sembrava già battuto. Prova a servire profondo il compagno, occhio all'imbucata. Intervento facile per il portiere. Tonali. Occhio all'avanzata del Milan. Occhio al cross nel mezzo. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Potevano far male da lì. Lettura perfetta e palla recuperata. Che sì. Palla vagante. Ferrari. Berardi. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Rafael Leão. Occhio a Giroud. Giroud. A metri per andare. Consigli dice di no. Ottima lettura, recupera il pallone. Hernandez. Spazza via il pallone. Ha spazio lungo la corsia. Può crossare. Interviene e allontana.
c'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Ottimo fin qui il possesso palla, strumento anche difensivo, visto che manca poco alla fine e sono in vantaggio. Nessun dubbio, l'arbitro si ricorda ed è cartellino giallo dunque. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Hernandez, Bennacer. Ancora 120 secondi alla fine. Kessi, Hernandez, Giroud, Hernandez. Mette palla in profondità per il compagno. Hernandez si guarda intorno a caccia di un passaggio buono. E c'è il gol, il punto esclamativo. 3 reti di vantaggio adesso e notte fonda per gli avversari. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giropalla che ha portato il gol. È arrivato come un treno sul pallone e non ha avuto problemi a metterla dentro. Ora conducono per 3-0. C'è il triplice fischio fin dall'inizio della stagione, la cerimonia che premia la squadra che si porta a casa il titolo. Ed è una festa grande per i giocatori, per i dirigenti, per i tifosi. I giocatori ancora, vedi, sembrano non crederci, ancora non si sono resi conto di quanto è successo. Sono loro i campioni, hanno loro meritato, ora festeggeranno e questa festa, a mio modo di vedere, durerà per tanto tempo. Hanno dimostrato davvero di essere la squadra più forte e adesso giustamente possono cominciare a godersi questo trionfo. Sottopongono alle foto, è un momento fantastico, è un momento che non dimenticheranno mai. Giusto così, foto che andranno ad impreziosire l'album dei ricordi di questa stagione. Hanno dato tutto e ora possono festeggiare, sono loro i campioni.